Bentrovati con una nuova puntata di viaggio in Molise, siamo tra i vicoli del centro storico di Frosolone dove tra pochissimo andrà in scena il presepe vivente e le tradizioni proprio di Frosolone. Questa manifestazione è stata organizzata dalla Proloco e dal Comitato Feste di Frosolone, sono stati coinvolti veramente quasi tutti i ragazzi di questa comunità. Tutti hanno voluto partecipare, sono stati coinvolti anche i migranti che sono ospiti qui in Alto Molise, i bambini anche eh, meno fortunati, quindi un vero e proprio spettacolo. Il presepe andrà in scena con un'unica uh, scena, però uh, c'è uh, tutto un... Uh, Percorso precedente con le botteghe che ricordano il, gli antichi mestieri di Frosolone. Allora con le nostre immagini e le nostre interviste andiamo a scoprire il presepe vivente di Frosolone. Alessandra Ianiro del gruppo Carristi che partecipa attivamente alla realizzazione del presepe vivente qui di Frosolone, il presepe nella tradizione. Il bello è anche che tanti giovani partecipano per, per la realizzazione di una delle tradizioni anche qui di Frosolone. Sì, l'obiettivo principale è proprio questo, cercare di aggregare tutti i ragazzi del paese per eh, riuscire a tenere vive quelle che sono le nostre tradizioni. Sono in tanti coloro che partecipano, sono anche in tanti i curiosi che eh, vengono anche, tornano a Frosolone e hanno l'occasione tramite queste manifestazioni di conoscere anche eh, Frosolone. Sì, e, purtroppo Frosolone è un paese che d'inverno si svuota eh, per poi... Riprendere vita d'estate. Fortunatamente con queste manifestazioni che stiamo pian piano riuscendo ad organizzare, sembra che le persone tornino a casa più, più felici. Quanto lavoro c'è però alle spalle? E tanto, c'è tanto impegno perché poi ognuno di noi ha, ha la propria vita: c'è chi lavora, chi studia fuori, però nessuno si tira indietro. Avete curato anche la presentazione per quanto riguarda anche i costumi? Sì, quest'anno sì, quest sì c'è stato dato un grande aiuto da, da due sarte del, del paese che ci hanno cucito tutti i costumi e sono partite già da un mese fa per cercare di, di rendere tutto perfetto. Siete una comunità comunque molto attiva anche in questo 2016 che ormai è in archivio, possiamo dire, avete organizzato veramente tantissime manifestazioni dai carri al, a tutte le manifestazioni che si organizzano proprio d'estate fino ad oggi al presepe vivente. Sì fortunatamente sì, la cosa bella di questo paese è che come dicevo prima nonostante sia un piccolo paese di cui la maggior parte dei ragazzi è fuori quando c'è qualcosa da fare nessuno, nessuno si tira indietro e sono tutti partecipi. Stiamo vestendo i figuranti di questo presepe vivente? Sì, adesso stiamo, abbiamo finito, sono gli ultimi personaggi. Però quanto lavoro c'è alle spalle, anche perché so che avete cucito comunque voi questi abiti. Sì, vabbè, eh, abbiamo cucito un po' alla meglio, diciamo, quello che sappiamo fare, non è che lo facciamo come lavoro. Però io eh. testimonio il fatto che sono usciti benissimo, <ride> diciamo così faccio i miei complimenti. Grazie. Lei invece quanto lavoro c'è? Vedo che sta ultimando i dettagli. Questo è un remmaggio, c'è solo tanta buona volontà. Noi stiamo lavorando per il nostro paese, ognuno collabora e dà quello che sa fare. Noi sappiamo fare questo e facciamo questo. E per te invece che sarà il remmaggio, com'è? C'è com anche l'attesa, insomma, di andare in scena alla fine. Sì, c'è una grande attesa di andare in scena e di ognuno di noi di fare la parte nei migliori dei modi per rappresentare questo presepe. Ho visto anche tanta collaborazione. Eh sì, per fare queste cose ci vuole molto impegno e collaborazione da parte di tutti quanti, se no non si riesce a fare nulla. Tantissimi giovani. Tantissimi giovani che sono del posto, i nostri ragazzi eh, extracomunitari che alloggiano qua, ci sono ragazzi che lavorano, no, che stanno come ospiti alla casa famiglia, bambini. Abbiamo cercato di abbracciare tutti quanti. Michi, anche tu questa sera sarai protagonista del presepe vivente di Frosolone. Come mai hai anche scelto di aderire alla fine? Come ti senti qui in Frosolone? For Serona, I'm feeling fine for Serona, see. Do you like the people? Yeah, I like people. I like everything for Serona. What for about Solana. where do you, you eat and stay, you know? What do you think? It's good? it's good for me. It's down to La Colombina? See. Si. La Colombina. I like. No problem for, for Serona. I, like okay. I like all those people. I like. Coinvolgerli nel presa vivente di Frosolone è stato integrarli ulteriormente nella comunità. Sì, sì, sì per forza, perché sennò. Nei, nei, nei ci vuole quello nero. E <ride> sono venuti proprio per l'occasione, sarà una cosa, sì, sì, una cosa veramente bella per loro. Siamo con una delle organizzatrici, Luigina Tasillo. Un'unica scena per il presepe vivente di Frosolone come è stata articolata. Allora, la scena della natività è stata articolata in più fasi, con l'inizio che abbiamo il suonatore di corno che annuncia appunto tutta la scena, da inizio a tutta la scena. Poi vi è la scena dei profeti, i tre profeti che annunciano l'avvento. In più vi è l'annunciazione, l'annunciazione in cui l'angelo appunto annuncia a Maria che è incinta del figlio di Dio. Dopo l'annunciazione ci sarà un momento di eh, tormento, il tormento di Giuseppe, il tormento di Giuseppe che non capisce che cosa gli sta capitando e a seguire vi è la scena dove eh, Maria incontra Elisabetta, Elisabetta che anche lei è stata miracolata da Dio. In seguito ci sarà il cammino di Giuseppe e Maria eh, dalla eh, da scena in seguito a Elisabetta che proseguirà. Fino a Nazareth, passando da due locande in cui chiederà eh, riparo e ristoro ma non verranno accolti. Infine ci sarà l'arrivo alla, alla stalla, alla capanna in cui darà la vita eh, Gesù. Ma in questa scena della, della natività c'è un altro personaggio, c'è un personaggio in più che consiste in Sara, Sara che è la, la partoriente, la partoriente che aiuterà Maria e l'accoglierà nella sua stalla e le aiuterà a dare alla luce il bambino Gesù. In più eh, dopo la scena della Natività ci sarà il classico arrivo dei Re Maggi e del pastore che seguendo la stella cometa sono arrivati alla capanna di Gesù. Ci sono i personaggi della scena per del presepe, però eh, anche prima di giungere qui a questa scena ci sono le botteghe che eh, ripercorrono diciamo, le tradizioni di eh, Frosolone. Sì, in questo anno abbiamo scelto di fare il presepe tipicamente palestinese, però eh, la tradizione rimane, continua ad essere partecipe di, di questa iniziativa e si potrà visitare appunto le, le botteghe che sono state allestite lungo tutto il corso. Siamo con Francesco il pastore del presepe vivente di Frosolone, sicuramente un'emozione andare in scena comunque con la natività di Gesù. Certo, sicuramente è un'emozione per interpretare in questo presepe, è una bella cosa, per me è il primo anno che lo faccio, quindi un'emozione ancora più forte. E... Siete un gruppo, mi sembra anche molto unito, e di, soprattutto di tanti ragazzi che si sono messi a disposizione. Sì, sì, indubbiamente no, siamo tutti ragazzi a disposizione insomma, per il paese: cerchiamo di fare qualcosa di, di bello e di, diciamo, di, anche di divertente per la gente. Molti mi hanno detto che queste manifestazioni comunque eh, sono veramente attese anche da voi per dare vita ulteriormente alla vostra eh, comunità e per far conoscere le tradizioni del Molise e di Frosolone in particolare in questo caso. Certo, sicuramente cerchiamo di fare qualcosa in questi giorni di feste, in questi giorni di Natale e insomma è bello stare tutti insieme. E... E fare un presepe vivente. Avete curato in maniera particolare quest'anno anche gli abiti che mi hanno detto vi hanno aiutato due signore, due sarte proprio di Frosolone per avvicinarvi ulteriormente al, alla tradizione e comunque al, al presepe. Sì, hanno fatto oltre 35 vestiti tra cui una è anche mia madre quindi quindi insomma c'è stato un impegno anche nella scenografia, vestiti e tutto il resto. Insomma.